Ben ritrovati con la nostra informazione. L'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria, Sant'Antonio e Biagio e Cesare Arrigo ha vinto l'edizione dell'In Healthcare Award 2024, considerato l'Oscar della sanità, con un progetto sull'efficientamento del pronto soccorso. Oltre 250 i progetti presentati da 98 aziende sanitarie provenienti da 14 regioni. Tanti i percorsi in concorso in questa settima edizione degli Oscar della sanità. A selezionarli è stata una giuria altamente appunto qualificata, composta da 60 esperti fra direttori generali di aziende sanitarie, professori universitari e amministratori delegati del settore. Il premio Azienda Lean 2024 va all'ASL 4 Liguria per aver migliorato il percorso chirurgico, inclusi i casi cronici come quello del paziente polipatologico o con diabete. E restiamo in tema sanità. I cittadini piemontesi che fino a questo momento si sono vaccinati contro l'influenza e il Covid sono oltre 672.000. La maggior parte si sono vaccinati negli ambulatori dei medici, poi nelle farmacie e infine nei centri vaccinali. Con l'approssimarsi della stagione invernale è importante avere una copertura vaccinale in grado di proteggere soprattutto le persone fragili ed evitare gli accessi ai pronto soccorso, ha affermato l'assessore alla sanità Federico Riboldi. I soggetti per i quali è fortemente raccomandata la vaccinazione antinfluenzale sono quelli con età pari o superiore ai 60 anni, individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti, donne che all'inizio della stagione epidemica sono in gravidanza e ancora medici e personale sanitario. E poi soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologia che aumentino il rischio di complicanze da influenza. Per la vaccinazione anti-Covid la dose di richiamo viene offerta a persone di età pari o superiore ai 60 anni e ancora ospiti e strutture per lungodegenti, operatori sanitari e sociosanitari e ancora piccoli dai 6 mesi fino a persone di 59 anni di età, compresi con elevata fragilità. Voltiamo pagina. Treni regionali a rischio domenica su Piemonte e Valle d'Aosta a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dalla sigla sindacale ORSA. Ad incrociare le braccia il personale mobile della direzione business di Trenitalia, che si fermerà dalle 3 di domenica alle 2 di lunedì. Per i treni regionali in Piemonte e nelle regioni limitrofe potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale potrà inoltre comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio o dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono sempre comunque disponibili sui canali digitali di Trenitalia. Cambiamo ancora argomento: abuso d'ufficio e corruzione al centro delle riflessioni di uno dei tanti appuntamenti della settimana delle autonomie locali, giunta alla 16ª edizione ad Alessandria. Sentiamo. Si avvia verso la fase finale ad Alessandria la 16ª settimana delle autonomie locali, iniziativa di rilievo nazionale che dal 2009 si svolge in provincia e che è promossa dal Centro di Cultura dell'Università Cattolica in collaborazione con Prefettura, Provincia e Comuni dell'Alessandrino. Filo conduttore di una delle lezioni rivolte ad amministratori e dipendenti di enti locali è stata la recente abrogazione del reato di abuso d'ufficio e le sue conseguenze per i cittadini e gli amministratori stessi. Adesso che c'è stata l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, non è che invece di averne un vantaggio c'è il rischio che alcuni comportamenti siano sottoposti ad una imputazione penale più grave? Ne abbiamo dibattuto con il procuratore della Repubblica, con un penalista, col presidente nazionale dell'autorità anticorruzione e abbiamo già posto le premesse per una continuazione di approfondimento nella prossima settimana delle autonomie locali. Hanno risposto a tale preoccupazione e alle domande dei presenti il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Enrico Ceri, e il penalista Luciano Eusebi. Abbiamo discusso sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio, portando la riflessione all'esigenza di un ripensamento sulle norme che devono garantire la trasparenza della pubblica amministrazione e l'inesistenza di comportamenti odiosi del pubblico ufficiale,
nei confronti del cittadino stesso. Questo non può essere assicurato soltanto dal diritto penale. Sarebbe stato auspicabile che l'abolizione dell'abuso d'ufficio si fosse affiancata all'introduzione di un progetto di norme credibili, perché anche in assenza di questo reato di chiusura rispetto ai reati più gravi, la garanzia di questa correttezza comportamentale in tutti gli esponenti della pubblica amministrazione potesse essere consolidata. Un infanticidio che si è consumato nel torinese, notizia battuta dall'ANSA, una bimba di 10 mesi è morta in una casa appunto in provincia di Torino. Secondo fonti investigative la madre avrebbe ucciso la bimba, poi tentato il suicidio. La donna è stata soccorsa con l'elisoccorso, portata alle Molinette di Torino, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sarebbero state allertate dal padre, mentre la piccola è stata trovata in una vasca da bagno. Altre notizie. Prosegue fra gli insegnanti dell'Istituto Vinci Nervi Fermi di Alessandria il progetto avviato già anni fa per sensibilizzare gli studenti alla donazione del sangue. Nei giorni scorsi sono stati oltre una quarantina fra allievi ed ex allievi ad essersi recati all'Avis, accompagnati dagli insegnanti Nicola Bartolomeo e Marina Mognon, mentre il prossimo appuntamento è previsto per venerdì prossimo. Un gesto di grande solidarietà, hanno commentato dall'Avis, col quale si possono aiutare molte persone, soprattutto quelle che hanno malattie croniche. Gli insegnanti del Vinci Nervi Fermi, insieme ad alcuni ragazzi, hanno anche realizzato un video girato sui social dove invitano gli altri istituti scolastici alessandrini ad aderire all'iniziativa. Anche Novi Ligure ha la sua panchina amica dell'allattamento inaugurata in Piazza Indipendenza. L'iniziativa promossa dall'ASLAL in occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento Materno è sostenuta e patrocinata dal Comune come segno tangibile dell'importanza e del valore dell'allattamento appunto materno. Per esprimere l'impegno comune a favore di questa importante fase della vita dei bambini e delle mamme, si è scelto di posizionare la panchina di colore bianco in un luogo aperto di passaggio e visibile per la comunità. Al via ad Alessandria, tre giorni all'insegna della dolcezza. Torna infatti fino a domenica alle Chocolate, la mostra Mercato del Cioccolato, che dopo 8 anni di assenza dà appuntamento nelle vie del centro storico fra Corso Roma, Piazzetta della Lega e Via dei Martiri. Già dalle prime ore del pomeriggio i visitatori hanno potuto apprezzare gli allestimenti e le prelibatezze dell'eccellenza della pasticceria locale e della maestria degli esperti cioccolatai provenienti da diverse regioni. Oltre al Piemonte sarà possibile immergersi nelle creazioni culinarie del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Toscana. I visitatori potranno scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato e degustare un prodotto ricco di antiossidanti naturali che fa bene alla circolazione del sangue e all'umore. Alle Chocolate sarà inoltre un'occasione per scoprire il capoluogo di provincia passeggiando per il centro storico della città. Torna domenica ad Alessandria il grande evento della subacquea inclusiva, gratuito e aperto a tutti, intitolato Subacquea Zero Barriere HSA. Appuntamento organizzato da HSA in collaborazione con molti altri sodalizi sportivi e nella piscina della scuola allievi agenti della Polizia di Stato. Oltre 25 le persone con disabilità che si tufferanno in acqua per le prove di nuoto, snorkeling e subacquea. Un evento questo aperto anche ai normodotati e lontano da qualsiasi forma di competizione. Altro sport, tra poco curato da Fabrizio Mattana, pagina dedicata alle immagini della premiazione in comune ad Alessandria della campionessa di Kaekwondo Lauren Ossin. Dopo la conquista della medaglia di bronzo ai campionati mondiali junior della specialità disputati in Corea del Sud. E poi ancora tanti appuntamenti legati alla pallavolo e alla pallamano. Grazie per averci seguito, subito dopo le previsioni del tempo. Arrivederci.